Stamattina il vice premier Di Maio ha detto: stiamo pensando di sequestrare la nave, non far sbarcare qui i migranti e farli andare direttamente in Olanda, visto che la nave batte bandiera olandese. Questi sono geni proprio. Ogni giorno che passa acquistano un livello di genialità sorprendente. Oggi scopriamo che Di Maio è diventato magistrato. Quindi oltre a Salvini che si mette il giubbino della Polizia di Stato, adesso avremo Di Maio che si mette un altro giubbotto. Eventuali sequestri non li decide il governo, eventuali sequestri, se ci dovessero essere reati, li decide nella sua autonomia la magistratura e abbiamo le forze di polizia giudiziaria. È inutile che continui a nascondere Di Maio insieme a Salvini e Toninelli la disumanità dei loro comportamenti, l'antigiuridicità e assumersi responsabilità di crimini contro l'umanità. Questo è il tema. Le persone devono sbarcare e poi sarà data accoglienza secondo il rispetto della legislazione vigente. Poi altra cosa è il tema che l'abbiamo detto più volte, che non può essere solo l'Italia a farsi carico di questo, ma questo è un tema europeo, ma adesso non è che possiamo mettere le condizioni, li facciamo sbarcare, cioè li salviamo solamente se poi dopo se li piglia l'Olanda. Comincia a salvare e poi si apre il ragionamento se sei veramente un politico con la schiena dritta con gli altri governi europei, perché ognuno deve fare la sua parte, lo diciamo soprattutto noi, che finora gli unici che sono stati lasciati come sempre col cerino in mano sono i sindaci, ma i sindaci non hanno il volto disumano perché non pongono condizioni giuridiche, politiche, istituzionali per salvare delle vite umane. Quindi basta come dire, comportamenti che non sono degni di un paese come l'Italia, e si presti immediatamente accoglienza facendo sbarcare non solo i minori non accompagnati ma tutte le persone, perché anche questo fatto di dividere le persone, le famiglie, i bambini, le donne, gli uomini è una cosa che veramente non si può accettare.